innamorata. Sopra le tue. Va bene. In Champions League segni sempre tu. È vero, è vero. E anche ieri la messa, anche senza Vidal. Intanto con te rosica già, rosica già, rosica già, rosica già, puttana di una maiala, di una maiala, boia, meno male che ha segnato, grande volata. Vieni qua, fatti lasciare sotto, bel moretto aereo, stavo cagando sotto, inizio di stagione di merda, sentivo già il fiato di Conte sul collo, che con l'ego fa sempre, ma anzi, no, sai che ti dico, lo chiamo subito, subito. No. Pronto? Pronto Antonio, sono Max! Ma basta, un culo, va! Adesso è così! Boia, oh, adesso è incazzato! È figata! Lo faccio impazzire! No, ci sono letti adesso! Senti come sei incazzato, ragazzi! Aspetta, aspetta che lo richiamo! Aspetta, aspetta! Oh, maledetto stronzo, c'è la fortuna spacciata. In campionato ci stavo sperando. Ci stavo sperando in campionato, che era partito malissimo. Era partito malissimo, tutto perfetto. E poi arriva ancora questa Europa maledetta. Europa maledetta da ghiacciante che mi perseguita. Sì. Andavo a vincere a Manchester, a Masterchef, come cazzo si chiama. Io ci ho perso pure una finale a Masterchef. Sì. Avevo preso pure una traversa. Che sta tremando ancora, sta tremando. Antonio, ma che si sta sentendo, Sta rosicando per bene, vai, vabbè. Ci sperare, Ciccio bello. Ciccio bello, fa poco il galletto. Fa il poco il galletto spennacchiato con i tre peli che c'è in testa. Hai visto che è successo? Appena sei andato male in campionato, ti ha voltato tutte le spalle. Tutti i tifosi a rimpiangere Antonio Conte, il migliore allenatore del mondo. Sì. Tutti a dire Conte è meglio di te, meglio da Ciughino Allegri. Ci manca Conte, Conte ritorna. I tifosi bianconeri mi hanno nel cuore. Mettitelo bene in testa, Ciughina. Ma sta zitto, certo sono passati anche il girone. Go faccio. Lo faccio, Antonio, ultima basta. Cosa. Forte quadrato, adesso. No, ma sta. Adesso è incazzato a bestia. Sei incazzato a bestia, combatto. Bravi tutti comunque, ragazzi. Bravi tutti, ma in particolare, grazie al nostro capitano Gigi Buffon, sì, sì. Che ieri tutti chiamavano San Gigi, che ha fatto i miracoli. No, Max, lasciamo stare i santi, quelli robe lì. Lo sai che sono contro. Ma che sono addosso una carica ieri, una motivazione, volevo spaccare il mondo. Certo, sei il nostro capitano. Ma che cazzo c'entra quello? Era una notte che non dormivo. L'ho studiata alla perfezione stavolta. Ho fatto un puntatone da record, Max. E per la prima volta l'ho preso. 100.000 zucche ha puntato, lo capisci Max? 100.000 zucche e abbiamo battuto il Manchester, lo United, figa, loro, a United, ti rendi conto? Pagava tantissimo, porca! Gigi, va che l'hanno giocato contro il City, non con lo United. Aia. Porca di quella, porca di una, che cazzo di schedina ho giocato, un altro errore da principiante. Ma sì, dai, non ci pensavo, dai, bravi fotte comunque, bravo Morocce, bravo Barzagli, bravo Kelly, Giorgio. Ma dov'è Giorgio? L'ha finito Giorgio che non lo vedo. Non lo so Max, Marotta mi ha detto che l'ha intravisto stamattina. Si sono incrociati gli sguardi, ma poi Giorgio se n'è andato, ma ci ha lasciato una lettera. Cari amici e compagni, come tutti sapete, il calcio è sempre stato la mia vita, 100 volte meglio della feca. Il campionato è partito molto male, 2 sconfitte abbiamo dovuto sopportare, col Chievo in casa a malapena siamo riusciti a pareggiare, poi è arrivata la vittoria in Champions, tutti felici a gioire, ma un mio autogol abbiamo dovuto subire. Chiedo scusa a Gigi Buffon,
che ha dovuto sparare un altro smadonnon. No. Per questo motivo mi devo ritirare. Ma e no. Dopo questa vergogna, a pallone non posso più giocare. A mia figlia appena nata, questo esempio non posso dare. È un pessimo professionista, non posso sembrare. E dico basta, la faccio finita. Sempre viva il calcio e abbasso la figa. Addio per sempre. Giorgio. Ma come? Aspetta, aspetta un attimo. Ma autogol è considerato primo marcatore? Innamorato!